sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso faccio un giro e poi mi dici. E poi io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un fido, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici. Poi mi dici. Questa qui la conoscevo, è stato però bello riascoltarla insieme a te, anche perché tu poi enfatizzi ascoltandola, sei fisico quando ascolti, io mi paralizzo, tu sei fisico, io divento cerebrale, tu chiaramente la accompagni col fisico e enfatizzi alcuni momenti che per me succedono ovviamente, ma mi pietrificano, io nell'ascolto mi pietrifico. Perché... Beh, però è chiaro che adesso io ovviamente conoscendoli tutti, cioè, certo. Avendo
qui c'è tanta musica. No, sarebbe curioso parole, riascoltare, sarebbe molto curioso riascoltare con te un disco del passato tuo, per vedere sull'oversaturazione di qualcosa, sì, se mantieni questo tipo di fisicità, per esempio, se ti riporta a un certo tipo di passione simile. Io ho negli ultimi due dischi forse questa sensazione di gusto aderente al mio gusto, cioè di essere riuscito a fare una cosa aderente al mio gusto. Tra l'altro ti dico una cosa, tu questo disco... Prima faccio difficoltà, alcune canzoni isolate sì, però ci potrebbe essere anche una componente di offerenza. Che certo. Però guarda, sarebbe interessante. Secondo me è un esperimento. Ascoltarlo ora. Se questo esperimento va bene potremmo riprovarlo. Esatto. Scegli tu l'album, okay, e ce l'andiamo ad ascoltare. Allora... Credo che sia abbastanza evidente. Allora, intanto c'è una coincidenza. Lo schema 1-3-2-4 per adesso di quello che ho ascoltato. 1-3 sono simili non soltanto musicalmente, sono due canzoni intime, del versante, diciamo, intimo, con testi che sono personali, ok? E in un certo modo anche criptici. Sì. 2-4 sono le canzoni più pop, più nel tuo stile, dove il testo è una denuncia, dove il testo è è un momento di riflessione sul mondo esterno. È una coincidenza probabilmente, semplicemente una coincidenza, però sì, diciamo che sono due simili. Nella scaletta diciamo, abbiamo cercato anche di, esatto, consapevoli del fatto che ci sono alcuni pezzi più... sociali? Esatto, insomma, in cui c'è un linguaggio più diretto e altri in cui c'è un linguaggio più intimo. Questo non è un disco romantico, in senso, forse è il meno romantico tra quelli che ho fatto. Al momento non sembra romantico. È sentimentale perché comunque io sono sentimentale. Cioè, è caldo. È caldo, comunque, però sicuramente... Non c'è tanto un rapporto a due, tranne in una canzone che poi sentiamo dopo. Allora, inevitabilmente faccio delle riflessioni su quest'altra cosa. Allora, altre due cose. Questo disco con una band di vent'anni tu non lo potevi fare. Questo disco lo potevi fare soltanto con... forse con questa band qui. C'è della maturità. Cioè c'è della maturità nel senso che c'è una... Non c'è una nota fuori posto. Tra l'altro posso dirti che questo disco è mixato in una maniera incredibile. Allora, credo sia il disco meglio prodotto forse del... di Cesare. Allora, Roberto Angelini e Pier Cortese sono stati compagni attenti, soprattutto sintonizzati perfettamente con me sull'idea di riuscire a tenere sempre un equilibrio fra il calore, che noi chiamiamo il legno, quindi dare... A volte in uno sono l'altro c'è questa programmazione di batteria elettronica, però insieme a un pianoforte, invece che abbiamo tenuto un take dall'inizio alla fine, in modo che ci fosse l'umanità di un pianoforte. Bravo. E allo stesso tempo, e quindi ogni scelta era sempre per cercare di tenere in equilibrio i due elementi. Però sai che non si sente sforzo in questo? No, ma perché comunque per fortuna alla fine abbiamo trovato una chiave che io ho cercato, che non ho trovato per un po' di tempo, poi ho trovato insieme a loro. Costanza da Ibiza ci ha dato tanti elementi in sintonia con questa impostazione, e Ricky Parravicini, che poi ovviamente stava al mixer, e poi anche perché queste vanno cose... Ok, quindi è lui che ha mixato il disco. Sì, e che vanno anche tradotte poi in, come sai, in posizionamenti. No, è certo, tu devi dare un posto, però devo dire che questo è un disco difficilissimo da arrangiare. Sì, perché comunque sono arrangiamenti tutti abbastanza... E poi non lo fai con i musicisti con session separate, questo è un disco che puoi fare... No, è ovviamente condivisione, poi puoi registrare, ma lo devi concepire insieme. Sì, sì, è un live, poi è un live moderno, quindi che concepisce anche il fatto che passiamo da alcune macchine e ci sono degli spippolamenti in live. Spippolamenti è come la pianola. Tanto non è che si può dire, cioè, di spippolare è come lo zufolo. Certo, su quei termini come lì. Fai a tradurre? L'altro aspetto a questo punto è che, non sapendo ancora perché questo disco si chiami Tradizione e Tradimenti, anche se questa canzone qui, secondo me, un po' con tradizione e tradimento ha a che fare, poi ti vado a spiegare la mia lettura. È un disco che potevi chiamare Arpeggi. Perché per adesso sono quattro canzoni dominate da arpeggi. Sì. Sì. Vabbè, diciamo che adesso... Con una ciclicità. Te mi fai veramente ridere.
fai ridere perché comunque è una sensibilità musicale speciale, Enrico, ma tu lo sai, io la stimo molto perché hai una capacità di cogliere tanto. E peraltro hai anche il culo, perché la prossima canzone si chiama Arpeggi. Non è Arpeggi, ma è lo stesso principio, però l'ennesima volta fatto in una maniera diversa. Io però due parole sul testo di questa canzone le devo spendere. Perdonami, scusami. Per forza. Okay, scusami. Necessariamente perché è un testo assolutamente impopolare per l'Italia di oggi. E, potrebbero dirti è un testo da piddino. Sì, potrebbero dirti da radical chic. Tanto. Da buonista, potrebbero, sì, dirti. Sì, potrebbero dirti. In realtà che detesto di più. Però in realtà c'è un qualcosa dove, se vi fermaste spesso a riflettere, non parlo di voi, ma parlo in generale di un voi che può essere generico, perché può esserci tra di voi chi fa questa semplificazione del pensiero. Ci sono delle sfumature in questa canzone, nel concetto di fortuna e sfortuna, nel concetto di sentirsi migliori di altri, semplicemente per collocazione geografica o per fatto di pura sorte. Incidentale. Incidentale. Perché quei ruoli cambiano, come cioè, sai, non girano. Dire io sono il padre del figlio handicappato che sta in classe di tuo figlio, c'è tanto dentro, capito? Lì non c'è né buonismo, né radical chicchismo, né pidismo. Lì c'è un discorso diverso. È toccato a me, poteva toccare a te. Può comunque toccare a chiunque di noi qualsiasi tipo di esito. Sii pronto in quel momento a viverlo con dignità, perché è una fatica anche viverlo con dignità. E quindi una persona che già fa fatica a viverlo con dignità, sentirsi vilipesa o sentirsi in difficoltà, sicuramente non lo aiuta, perché già sta facendo degli sforzi che sono molto grandi. Immagina crescerti un figlio con una disabilità, per esempio, e poi trovarti qualcuno che te lo prende in giro. In un certo senso rovina il lavoro che tu stai facendo a casa, nel cercare di normalizzarlo, di fargli capire che è tutto ok. La cosa che può capitare è che però la persona che ha un figlio disabile è anche un direttore di banca. Contemporaneamente, certo. E il giorno dopo lui si trova una coppia di ragazzi che cercano di costruirsi, o due ragazzi, un piccolo giovane imprenditori che vogliono provare a mettere su una piccola, e gli deve dare o non dare un fido. Allora a quel punto la sua posizione di passività rispetto a un evento negativo come può essere il figlio disabile diventa improvvisamente una cosa di potere nei confronti di due che in quel momento dipendono da lui per la loro magari, no, iniziativa personale. Allora questi ruoli sono completamente perennemente intercambiabili, e quindi per questo l'umanità non è una parola buonista, no. È proprio un dato di fatto che ti mette di fronte a una realtà che il tuo stato può perennemente cambiare. Ma infatti dov'è che la tua poetica esce fuori? Non è tanto nello snocciolare, come tu sai benissimo fare elenchi di cose. Tu sei un fenomeno degli elenchi. Un fenomeno degli elenchi. Ma a un certo punto c'è una cosa molto bella. Io sono l'altro quando mi guardo allo specchio. Quindi io sono altro anche da me stesso, perché la mia visione di me, se non mi accetto, è una visione diversa. Se mi accetto e mi amo troppo, è una visione distonica comunque, o dismorfica di me stesso. E questo secondo me è il succo di tutto, cioè è proprio la riflessione dell'uomo davanti a se stesso, davanti allo specchio, nel momento in cui, se vuole, prende consapevolezza di chi è. E in quel momento non sei tutte quelle cose che hai elencato prima, sei semplicemente tutt'uno con quella persona, ma siamo talmente dissociati dove forse è difficile essere tutt'uni anche con se stessi. Sì, è ovvio che l'identità è poi alla fine è sempre l'insieme tra quello che sei e quello che ti danno gli altri, no? L'identità è un valore sociale, non è solamente un valore personale, quindi in realtà c'è il conflitto sempre, o la dialettica fra quello che pensi di essere, certo, tu guardando nello specchio, e quel ruolo che ti danno gli altri. Ma qui potremmo andare, te so. No, assolutamente, certo. Però io due parole su questa canzone, certo, le volevo spendere, no, certo, proprio perché ho temuto, ascoltandola, un certo tipo di... Allora, uno fa un disco non soltanto per il suo pubblico, fa un disco, sì, sì, per tutti, ok? Hai l'Italia peggiore in questo momento per quella canzone, sì, sì, e sì, come, sì, primo singolo, ok? Andiamo avanti, la prossima? Ah, I giorni dello smarrimento. Prego.
e ci rido pure sopra. Pure, vai di arpeggi. Perché tu sai, io non vai so. Vai di arpeggi. Vai.